Finzione o realtà? Numerosi ascoltatori, 4-5 per la verità, ma mi hanno scritto e mi hanno detto: ma tu che ne pensi del governo Conte? Insomma, io vi dico subito che cosa ne penso, cioè nulla. Non si può pensare qualche cosa di un governo di cui ancora non si ha neanche il sapore dei ministri, dei primi provvedimenti, di quello che faranno, a chi risponderà. Però una cosa la penso e la voglio dire, come sempre, in questi piccoli editoriali che mi permetto di fare, e cioè, ma insomma, se tu sei un rivoluzionario, e io penso a Matteo Salvini durante la campagna elettorale, duro e puro sull'immigrazione, sulla flat tax, sull'establishment, su Renzi e anche su Berlusconi, perché si capiva che in campagna elettorale soffriva molto Berlusconi. Se tu sei un rivoluzionario come Di Maio, per cui tutti sono delle scatolette di tonno che devi aprire, anche se non lo diceva più come un tempo, cioè col vaffanculo, ma con la sua grisaglietta, ebbene, se siete due rivoluzionari, che partorite dal cappello? Conte! Conte! L'avvocato Conte è il prodotto migliore dei due rivoluzionari che in campagna elettorale ci hanno detto che cambieranno questo paese. Dai, ragazzi, almeno su questo possiamo dirlo. Hanno preso un democristiano che ha sempre un po' votato a sinistra, con il ciuffo perfetto, il curriculum un po' artefatto, ma comunque tutto sommato tipico dell'avvocato che fa carriera da sé, e lo piazzano a Palazzo Chigi. Ma voi pensate che la rivoluzione francese la potevamo fare con Proust o l'abbiamo dovuta fare con Robespierre? Questi fanno la rivoluzione in Italia con Conte.